Benvenuti ai Mighty Beans Games. Siamo in diretta da un normalissimo studio sportivo. Io sono il presentatore Pel di Gorilla e vicino a me ci sono i miei colleghi Alieno Trinocolo. Ciao a tutti! E Squalo Riddens. Ehi, come va? Sono davvero tante le sfide che bollono in pentola oggi. Forse nel brodo. Beh, io preferisco i cibi solidi. Trinocolo, quali gare ci sono in programma oggi? Il caso regna sempre sovrano nei Mighty Games. Potremmo trovarci a sparare un fagiolo o a distruggere il continuum spazio temporale. È il bello di questa gara. Oh, il continuum spazio-temporale. Verissimo. Conosciamo i giocatori. Cosa mi dici dei concorrenti? Amico mio, abbiamo un cast di personaggi fortissimi. È Kobe, Bella, Adam, Jack, Cheryl e Jake. Vedremo un po' di sana competizione in questo mare agitato. Non so se mi capisci. Non proprio. Che i Mighty Games abbiano inizio. Il primo a girare la ruota è Adam. Cosa fa? Si muove in modo strano. Lo chiamano ballare ed è approdato su Jack e la pianta di fagioli. Lo scopo del gioco è lanciare un Mighty Bean in alto, raccogliere quelli a terra e prendere quello in volo prima che tocchi il suolo. Il primo tentativo non è andato a buon fine. Vediamo cos'è successo. Adam ha avuto un'esitazione, bravo comunque. Secondo tentativo. Cos'è questa espressione umana? Oh, paura di un Mighty Bean in arrivo. Mi hai colpito. Ok, possiamo continuare, forza. Ecco il secondo round. Deve raccogliere due fagioli con un lancio. Sì! Ce l'ha fatta! Sì, ce l'ha fatta! Sì. Il trucco è tenere gli occhi puntati sul fagiolo in volo. Ha superato il secondo round. Ce la farà con tre fagioli? E sono 45 punti per Adam. È Jack che gira la ruota. Andiamo! Vediamo cosa è uscito. Il Bean labirinto. È una prova facile. Il Mighty Bean deve attraversare il labirinto in meno di 15 secondi. Ha utilizzato Tigre, il suo fagiolo fortunato. Obi, che cosa fai? Va bene, nonostante tutto va avanti. Ehi, ha già finito. Sì, che bravo. 60 punti per Jack. È arrivato il momento di Bella. Tocca a lei girare la ruota. Vediamo un po' cosa esce. Oh, il passa Mighty Bean. Io lo adoro. Sì, è divertente. Ehi, quello sono io. Bella con due bacchette deve sollevarmi e trasferirmi da zona a zona. Accidenti, Trinocolo, sei proprio un fagiolino ballerino. No, faccio solo qualche capriccio. Ok, si sta concentrando. Dai che ce la fa. Non ce la faccio a guardare, andiamo avanti veloce. Ci siamo, ecco che l'ha sollevato. No! Finalmente ho capito cos'è la speranza. L'ha preso. Sì, forza Bella, fammi volare, sì! Ci siamo quasi! Oh, 20 punti, sono 20 punti per Bella! È il turno di Obi, che energia! Vediamo su cosa si ferma la ruota. Ecco, ci siamo quasi! Sì, è uscito giravolte! Ha 2 minuti di tempo per tentare una delle 3 giravolte seguenti usando le flip track. Capriola all'indietro, a 360 gradi o calcio mortale. Ecco il suo primo tentativo, lo vediamo in slow motion. Ehi, ma dov'è? L'ha spedito nello rivediamo spazio. Rivediamo che cosa ha fatto. Sì, rivediamolo. Beh, diciamo che non ha calibrato bene la distanza, ma adesso ci riprova. Pronti? Via! Non sembra sia andato meglio, mamma mia. Il terzo tentativo è quello buono, amici. Mica tanto, l'ha spedito in tribuna, davvero ottimo, direi. E ecco un altro tiro. Ferma l'immagine. Bella e Cheryl fanno una specie di saluto al sole. Vogliono acchiappare un Mighty Bean al volo. Guarda almeno l'ha toccato, ma il tempo è scaduto e quindi totalizza 0 punti. È il turno di Cheryl. È una professionista. Si beccherà qualcosa di veramente figo. Che cosa le sarà uscito? Pesca il Mighty Beans. Casca a fagiolo? No, pesca al fagiolo. E cosa deve fare? Deve pescare i fagioli. Sì, li tira fuori con una facilità incredibile. È un gioco da ragazzi. E sono 60 punti per Cheryl. Sono tutti contenti per lei. Ora tocca a Jake girare la ruota. Ecco, si sta per fermare. Tiro al fagiolo! Jake ha 8 tiri disponibili per buttare giù o capovolgere 6 fagioli lanciandone uno per volta. Ecco il suo primo tentativo. No, l'ho mancato. Ehi, ci è riuscito! Ne ha capovolto uno. Sono 10 punti. È stato un inizio eccezionale. Ormai è a cavallo. Amico, gli resta solo un tiro e lo sbaglia. Che peccato. No, scusa, Jake. Sono solo 10 punti. Mi dispiace. E con questa sono finite le sfide individuali. Controlliamo la classifica. Jack e Cheryl sono al comando con 60 punti, mentre Obi è a quota 0.
Eccoci arrivati al gioco del bingo, basato sulla fortuna dell'estrazione. Le due squadre stanno preparando i tabelloni. Qui non esistono strategie. Bene, sono pronti. Diamo il via all'estrazione dei Mighty Beans. Il primo bean estratto è il clown, Bizzarro. Adam, Cheryl e Jake sono i primi a liberare una casella. Il prossimo fagiolo è il coniglio fulminato. Adam, Cheryl e Jake stanno prendendo il largo. Il mio amico Obi non è tanto contento. No. Il prossimo fagiolo è il pesce pagliaccio! Che buono! La fortuna è tornata dalla parte di Obi. Alla sua squadra mancano solo due fagioli per completare una linea al centro. Wow! Speriamo che esca quel fagiolo mancante! Se esce la coccinella, fanno bingo! Tolgono un altro fagiolo! Ehi, ma non è... guarda lì! Sembrava fosse uscito! La tensione alle stelle! Cos'è la tensione? Non ci interessano queste cose, manca solo un fagiolo ai ragazzi! Cosa uscirà? E il fagiolo estratto è... Eccolo, eccolo! Ecco, siamo quasi. La tensione! Vi presento la coccinella! Bingo! Incredibile, che fortuna recuperare tanto svantaggio! È proprio vero, qui può vincere chiunque! La bravura non c'entra! Guardate che bello spirito sportivo! Sono 30 punti per i vincitori! Ecco la sfida finale, la corsa coi fagioli sui cucchiai. I giocatori devono selezionare un numero da 1 a 6 che è stato già assegnato a uno di questi cucchiai. Jack ha scelto il numero 3 che corrisponde al mestolo. Ottimo! A Cheryl invece purtroppo è toccato il cucchiaino da te. Procediamo. Bella ha un colpo di fortuna e si aggiudica il cucchiaio da portata. Perfetto! Molto bene, ragazzi! Adam invece sceglie il numero 6 e si aggiudica un bel cucchiaio da minestra. Rimangono due cucchiai dalle dimensioni molto diverse. Già, a Obi è toccato il cucchiaio da dessert. E a Jake il mini cucchiaino. Credevo che fossero giochi di abilità. Eccoli ai blocchi. Prima devono saltare dentro e fuori dal cerchio con entrambi i piedi e poi affrontare lo slalom che li condurrà al traguardo. Partiti! Vedo già qualche fagiolo a terra. Jack ha un grande vantaggio con il suo super mestolo. Guarda con che arroganza supera il traguardo. Mi piace molto questo ragazzo. Attenzione a Obi! Oh no, gli è caduto il fagiolo! Rivediamolo! Guardate come gli cade! Sì, e Jake ne approfitta per superarlo. Arriva il resto! Ci sono quasi tutti! Oh no, a Obi gli cade! È finita! Siamo pronti a vedere la classifica finale. Jack vince la gara di oggi totalizzando 190 punti. Chiudono il podio Cheryl con 120 e Jake con 90. Congratulazioni per la vittoria di oggi, Jack. La tigre è davvero il tuo Beans guida. Amici miei, la puntata di oggi finisce qui. È stata una bellissima sfida. Vi aspettiamo alla prossima puntata dei My Beans Games.